oggi mi sa che parliamo proprio di lui, Fareway Royal, il nuovo profumo in casa Avon. Dopo la sigla. Rientrate ragazze su Vaniglia Chic. Oggi un nuovo video profumoso, vi parlo del Fareway Royal, il nuovo profumo in casa Avon che si va ad aggiungere a tutti i Fareway che già sono in catalogo. Fareway Royal sarà in catalogo 15, se non erro, quindi a partire da aprile potremo trovare ad un prezzo molto molto accessibile, intorno ai 16,99 euro. Devo dire che mi ha particolarmente stupita questa fragranza, la trovo una fragranza estremamente raffinata e una fragranza molto molto interessante, corposa, non adatta per la primavera e per l'estate, ma sicuramente una fragranza che davvero è super in inverno, quindi una fragranza molto molto invernale. E all'interno la nota del cuoio, io l'ho preso perché sapete che io ho proprio questo amore per questa nota che secondo me è fantastica, perché è una nota che è molto, a mio avviso, primitiva. Io amo le note molto primitive, strong, e assolutamente il cuoio mi dà questa sensazione sulla pelle. È un profumo molto buono. Io l'ho preso insieme alla crema corpo che userò quando metterò il profumo, perché mi piace proprio il fatto di applicare prima la crema per il corpo e poi il profumo, proprio per far durare il profumo molto molto di più e renderlo anche molto più intenso. Devo dire che il colore che è stato scelto per la confezione è assolutamente fantastico, questo rosso amaranto. Questo per quanto riguarda insomma la crema, la body lozione, ma anche per la scatola, che è assolutamente meravigliosa. E altrettanto meravigliosa è la bottiglia di questo profumo, una bottiglia estremamente elegante, con questo rosso porpora molto molto intensa e insomma la classica confezione alla Faraway. Diciamo che Faraway è una linea di profumi che io amo in modo particolare di Avon. Non vado a leggere le note di questo gioiellino e poi ovviamente ne parliamo insieme. Parliamo ovviamente di una fragranza floreale vanigliata, è stata lanciata sul mercato nel 2020, ma è arrivata qui in Italia solo nel 2021. Le note di testa sono mirra, olibano, bergamotto e zafferano. E le note di cuore sono gelsomino, cedro e rosa. E le note di base sono vaniglia del Madagascar, cuoio e patchouli. Le note che mi hanno colpito subito sono le note di testa. Insomma, troviamo note importanti come la mirra, come l'olibano, bergamotto e zafferano. Quindi la mirra sa già di orientale, insieme all'olibano gli dà quel sentore di incenso. Poi abbiamo lo zafferano che gli dà quel senso speziato e il bergamotto che gli dà quel senso frizzante. Quindi una delle note di testa molto molto interessanti che delineano quello che è questo profumo. Nel cuore troviamo il gelsomino, troviamo la rosa e troviamo il cedro. Il cedro è molto presente, devo dire che io lo avverto tantissimo, e la nota di rosa è molto predominante, come anche quello del gelsomino. Diciamo che sono tre note che sono molto ben equilibrate tra di loro. Nella base troviamo tre note fondamentali che rendono perfetto questo profumo. Abbiamo la vaniglia del Madagascar, il cuoio e il patchouli. Quindi abbiamo tre note esplosive che compongono una base vanigliata, cuoiata, assolutamente spettacolare. Un profumo estremamente raffinato ed elegante, con una nota speziata che è data proprio dallo zafferano, che gli conferisce proprio quel sentore speziato, e un cuoio nella base che gli dà un'anima molto forte. Io ho altri profumi
profumi con questa nota e devo dire che in questo profumo non si avverte tantissimo la nota di cuoio, però quel tanto che basta per dargli proprio quell'effetto, insomma, quasi da seconda pelle. Il cuoio insieme al patchouli, che è un'altra nota molto possente, molto decisiva, insieme alla vaniglia del Madagascar, quindi abbiamo due note forti come il cuoio e il patchouli insieme alla vaniglia del Madagascar che è dolce, quindi abbiamo davvero una base particolarissima per un profumo assolutamente perfetto, secondo me, un profumo molto bello, forse uno dei più belli di Avon, insieme all'altro che mi è piaciuto tantissimo, che è il Fareway Rebel Diva, anche quello mi è piaciuto tanto, però questo è tutt'altro genere, assolutamente è un profumo sofisticato, un profumo molto molto diciamo elegante e adattissimo per le sere d'inverno, per insomma profumo caldo dato proprio dal cuoio e dal patchouli, che insomma assolutamente danno carattere a questo profumo. Quindi, mi piace molto perché in questo profumo c'è un po' di tutto, nel senso che c'è la vaniglia c'è, quindi abbiamo un orientale dato dalla mirra e dal Libano, però abbiamo poi un orientale speziato in apertura e poi abbiamo una vaniglia dolce insieme alla nota cuoiata e al patchouli nel fondo, quindi poi abbiamo nel cuore queste note floreali come la rosa e come il gelsomino, quindi è un profumo da una piramide olfattiva estremamente ben strutturata e devo dire quasi perfetta perché c'è un po' di tutto. È un profumo che può sicuramente accontentare una larga fascia di donne e devo dire che questa volta Avon davvero si è superato, mi è piaciuto tantissimo. Penso di regalarlo anche ad una mia amica che va pazza per i Fareway, quindi sicuramente ne prenderò una bottiglia anche per lei. E che cosa dirvi di più? Lo troveremo in Campagna 15. Il Fareway Royal è davvero un re, insomma, è un profumo regale, profumo che non passa inosservato, che col passare delle ore ha una bella evoluzione. Non è assolutamente un profumo che rimane lì dov'è, anzi, insomma, col passare delle ore, questo è un profumo regale che vi farà fare un bellissimo viaggio olfattivo, un viaggio nel mondo dei sensi, nel mondo delle note, farà contente un po' tutte, perché insomma, come vi ho detto, c'è un po' di tutto in questo profumo, un po' per tutti i gusti. Le note che ci sono racchiuse in questo profumo sono davvero molto molto particolari. Poi io amo i profumi con la nota di zafferano. Amo i profumi con la nota di cuoio e patchouli, quindi con me sfondate una porta aperta. Bene, questo è quanto ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente tenetelo in considerazione anche per fare un bel regalo proprio in prossimità per la festa della mamma, anche se è un profumo che comunque può andare bene quando fa leggermente freddo, ma è comunque un profumo da regalare perché è stupendo. E poi insomma nella campagna Avon ci sarà anche il set con la crema corpo, quindi prendetelo in considerazione perché è davvero un bel profumo, stavolta davvero Avon ha fatto centro, è stupendo. Vi mando un bacio, vi aspetto la prossima volta, spero che il mio video vi sia piaciuto e mi raccomando fate le brave, fatemi sapere se questo profumo lo acquisterete ovviamente, cosa ne pensate, io sono qui per leggervi e per rispondervi. Seguitemi sui social, mi trovate su Instagram sempre come Vaniglia Chic, mi trovate su TikTok sempre come Vaniglia Chic e anche Facebook. Vi do un grande bacio, se non vi siete ancora iscritti al canale e siete qui di passaggio, sostenetemi con una bella iscrizione e attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Un bacio a tutte e buona vita!